Siamo con Silvia Alunni, allora il direttore artistico di questa stagione di Visioni Musica, giunti all'ottava edizione. Insomma, il primo appuntamento con Gegè Telesforo non poteva andare meglio, no? Tutto esaurito, c'è gente che forse rimarrà in piedi. Sì, non potevamo fare una previsione, però ci speravamo veramente forte. Poi devo dire la verità, quest'anno è veramente una stagione fortissima, una stagione grande, e i presupposti ci sono tutti per fare dei grandi numeri per tutta la stagione. Ecco, come dicevamo alla conferenza d'apertura, alla conferenza di presentazione, nonostante i tagli, insomma, il carnet, il palinsesto che avete allestito è veramente di prim'ordine, no? Addirittura forse superiore a quello dello scorso anno. Sì, però grazie alle aziende private, grazie a degli sponsor privati che hanno creduto in noi, hanno creduto nella nostra missione, cioè di far crescere la cultura in questa città, e quindi hanno investito su di noi. Devo dire che, ecco, la città ha risposto alla grande, perché forse una prima come questa non se l'aspettava nemmeno lei, no? Sì, devo dire di sì, però l'artista merita, perché l'artista è un grandissimo. E io me lo ricordo da quando ero giovanissima, devo dire la verità, e sono felicissima di averla a Terni dopo tantissimi anni. E su, in bocca al lupo, perché sento che andrà veramente bene quest'anno. Allora, in bocca al lupo anche a voi. Presentiamo anche il prossimo appuntamento. Quando ci sarà? Ci sarà venerdì 27 gennaio, qui al Gazzuele alle ore 21, con una voce straordinaria, che poi è la voce storica dei Di Rotta su Cuba, Simona Bencini, che in quintetto presenterà il suo ultimo disco, Spreading Love. Come poi sta facendo anche Gegè Telesforo, perché Socula è in anteprima regionale, mi sembra. Sì, anche Socula in anteprima regionale, quindi avremo un bel sentire. Siamo con Gegè Telesforo nel backstage di questo primo appuntamento, no, con... Scusami, sei sullo stage proprio. Sono proprio sullo stage, questo è già un onore essere sul palco con lei. Quindi. No, figurati. Allora, dicevo, in questa prima divisione in musica, già tutto esaurito, insomma, una bella soddisfazione credo anche per lei, no? Dopo 30 anni, ancora il Gegè Telesforo che tutti ci ricordavamo. Questo non lo so, me lo devi dire dopo aver visto il concerto, però insomma fa piacere intanto sapere che in questo particolare momento storico per il nostro paese, per l'Europa, c'è ancora gente che segue musica e che partecipa attivamente a rassegne così ben guidate e dirette, e poi insomma una soddisfazione personale, perché dopo 30 anni si continua a fare in libertà la musica che ci piace, a proporla a un pubblico che insomma arriva numeroso, e mi auguro poi possa andare via dal teatro anche soddisfatto. Allora, lei è il maggiore esponente italiano, e mi voglio tenere basso per quanto riguarda, insomma, dicendo solo italiano, dello skate. Ecco, gliel'ho chiesta anche in radio, un'esibizione skate, visto che ormai tanto la gente il biglietto l'ha comprato, ce ne vuole fare anche una adesso così per Telegalileo? Beh, no, perché la gente lo ha comprato il biglietto e quindi lo vedrà avendo pagato. Tu invece ti tratterrai con la telecamera e potrai anche registrare qualcosa dei ragazzi che meritano senz'altro esposizione. Dai, non me lo far fare così a freddo. Va bene, la ringrazio comunque. Secondo lei, in questi 30 anni, insomma, ha fatto di tutto, no? Come dicevamo anche nell'altra intervista, conduttore, speaker radiofonico, musicista, insomma, un artista veramente completo. Ecco, secondo lei, dopo 30 anni, qual è il vero volto di Gegè Telesforo? Ma dopo 30 anni non credo di aver cambiato la mia mentalità, il mio approccio con l'arte. Insomma, pur avendo fatto tanta televisione e tanta radio, credo di aver utilizzato questi mezzi soltanto per proporre musica. Quando mi è stato proposto di fare cose al di là della musica, non le ho mai accettate, tant'è vero che rifiutai il karaoke perché insomma non mi sembrava un progetto adatto alla mia personalità, e lo fece Fiorello. Rifiutai un altro programma chiamato I Cervelloni e presero Bonolis. Queste sono come sono andate le cose, quindi non è che non abbia avuto le chance o le possibilità, però insomma, avendo studiato musica tanti anni, sentendo questo Jumanji interiore che ti logora, un tam-tam primordiale che ti chiama, e alla fine ho preferito seguire la mia vocazione, la mia passione. E oggi sono abbastanza soddisfatto di quello che ho fatto e spero di continuare ad avere l'entusiasmo e la curiosità soprattutto per alimentare la creatività.
Lei è un artista conosciuto in tutto il mondo, apprezzato in Italia, in Europa e anche oltre i confini del nostro continente, ma da persona esperta di musica, musicalmente in Italia, che momento stiamo vivendo? Cioè, anche nell'era dei talent, secondo lei c'è spazio ancora per la musica come la sua, magari per un emergente che vuole emergere facendo soltanto musica? Ma io credo che si stia vivendo un momento molto importante per la musica in Italia, perché ci sono tanti talenti dotati, musicisti che stanno esportando il nome anche del nostro paese all'estero con soddisfazioni, e certamente sono nomi e facce e artisti e talenti che non vedremo mai in radio e in televisione. Il problema è tutto lì, cioè la televisione si alimenta di televisione e così via con la radio, nel senso che nulla può essere proposto in televisione se non è considerato televisivo. Televisivo fra virgolette, che significa avere una visione più legata al marketing che all'arte. D'altra parte anche oggi in televisione l'intrattenimento di una volta negli anni 70 era curato, c'erano grandi artisti che partecipavano, gli autori curavano delle gag, delle storie, e gli artisti, i cantanti partecipavano con una grande orchestra e creavano qualcosa sempre di interessante per il pubblico. E oggi c'è soltanto un'esposizione mediatica fatta di marketing, di artisti che devono promuovere questo o quel prodotto, né più né meno che la pubblicità. Credo che poi alla fine l'ultimo grande programma di musica sia stato proprio Doc, senz'altro non perché l'ho presentato io, ma perché era un programma che viveva di musica, non di discografia. Cioè, oggi in TV va la discografia, ancora per poco, perché sta morendo, poveraccia. I dischi non si vendono, quindi non ha senso avere discografia in forse può essere anche meglio da un certo punto di vista, ma guarda, questo non lo so. La verità è che io credo che ai vertici, se non ci sono persone che hanno una certa cultura e una predisposizione nei confronti dell'arte, poi sarà difficile poter vedere, che so, adesso faccio un nome, su Rai 1 o su Canale 5, Brad Meldau o Stefano Bollani o Dimmi 1. A Levi però lo vediamo, quindi. A Levi lo vediamo sotto formato pubblicitario, insomma, quello che lui può fare benissimo. Però insomma, musicalmente c'è tanta roba, c'è in Italia, insomma anche noi non abbiamo il supporto della televisione, della radio, partecipiamo a una rassegna, però il teatro oggi è tutto esaurito. Quindi secondo lei un programma come quello magari che faceva con Arbore adesso non avrebbe avuto poi più quella eco che ha avuto all'epoca? No, anzi avrebbe secondo me un grandissimo successo, perché c'è tantissima musica da scoprire, da far scoprire ai ragazzi, soltanto che non credo che ci sia un grande interesse, perché quello è un programma di musica e non di discografia. Quindi torniamo, è il caso di la coda. Va bene, comunque chi verrà questa sera al Gazzoli sicuramente la coda non se la morderà, magari si strofinerà le mani per gli applausi, perché ho visto nel soundcheck siete veramente forti. Grazie. Va bene, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.